servizi che fanno parte della loro vita, che agevolano appunto la connessione e la possibilità di creare anche sviluppo e economia. Pensiamo ad esempio al sistema doganale in Italia per l'import e l'export, che sta sperimentando una centrale unica doganale, ma che deve scontare un'arretratezza e una burocratizzazione molto pesante e decennale. Quindi affrontiamo un lavoro molto importante, sicuramente arduo, ma che dà grandi sfide, grandi opportunità, anche in termini di ritorni economici e di punti percentuali per quanto riguarda la possibile crescita dei posti di lavoro. Dichiaro il voto favorevole di Sinistra Italiana all'istituzione della Commissione d'inchiesta. La ringrazio, onorevole Palmieri. Presidente Baldelli, io vorrei tramite lei richiamare l'attenzione del Governo e del relatore Coppola, che ho visto abbastanza sonnacchiosi perché un po' il dibattito si prestava a conciliare il sonno, anche perché molti colleghi non hanno probabilmente compreso quello che stiamo facendo. Cioè, noi stiamo istituendo una commissione d'inchiesta che, leggo l'articolo 3,1, prime tre righe, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, e la stiamo facendo per sapere come abbiamo speso e spendiamo i soldi dell'ICT nazionale, regionale e locale, e com'è il livello della, chiamiamola così, alfabetizzazione digitale nella pubblica amministrazione. Ora, mi sembra onestamente tutto un po' esagerato, perché in una repubblica, in uno Stato normale, questi dati sarebbero disponibili per il governo, per il Parlamento, semplicemente digitando un bottone. Noi abbiamo votato favorevolmente, voteremo favorevolmente al provvedimento perché non vogliamo turbare questa armonia, ma soprattutto perché la cultura del risultato ci sta a cuore, cioè ci sta a cuore capire effettivamente come questi soldi sono stati spesi, come vengono spesi e com'è il livello nella pubblica amministrazione centrale, regionale e locale, visto che a quanto pare non c'è un altro modo per saperlo. E quindi parteciperemo con fervore e assoluta dedizione ai lavori della Commissione. Però, e chiudo, veramente vorrei sottolineare questo aspetto che mi sembra lievemente paradossale, perché con questo precedente e nell'incapacità in altri settori di sapere effettivamente come vengono utilizzati i denari che noi per legge o con altri provvedimenti stabiliamo che vengono destinati a finalità di vario tipo, dovremmo fare commissioni di indagine parlamentare su tutto. Quindi, con questa osservazione che ha tentato di non solo svegliare il governo e il relatore, ma anche di riportare l'attenzione al cuore del problema, che non è il livello della digitalizzazione del paese e della pubblica amministrazione. Questo abbiamo affrontato con altri provvedimenti, ne abbiamo già fatti tanti dal 2001 a oggi. Si tratta finalmente, e speriamo che succeda, perché questo, come noi diciamo sempre, è un tema di bene comune e su questo l'Italia deve vincere, non il governo, la maggioranza o la minoranza. Tutti insieme dobbiamo arrivare in porto, però il punto rimane comunque paradossale che per conoscere dati che dovrebbero essere di comune disponibilità si debba ricorrere a questo grave e forte strumento. Grazie. La ringrazio, onorevole Cozzolino. Prego i colleghi Grazie intorno a lui. Presidente, colleghi, solo poche parole per dichiarare il voto del nostro gruppo su questa proposta di istituzione di commissione d'inchiesta che avrà come oggetto di indagine il livello di digitalizzazione e innovazione nella pubblica amministrazione a tutti i livelli. Non c'è dubbio che il tema della digitalizzazione, quello dell'innovation technology, non solo è un tema di grande rilievo, ma a mio avviso costituisce il tema, con la maiuscola, sul quale si fondano i destini di un paese e le sue possibilità di sviluppo e di rimanere competitivo nel futuro. È risaputo che ad oggi l'Italia non è tra i paesi occidentali nel novero di quelli con il maggior tasso di digitalizzazione. Inoltre, all'interno del nostro paese scontiamo ancora un forte e rilevante divario digitale tra zone diverse.